Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6, una edizione quasi interamente dedicata alla tornata elettorale di ieri, alle amministrative, ai risultati e ai commenti. Molti sapranno già quelli che sono i verdetti, se avete seguito la nostra lunga diretta elettorale già da ieri sera alle 22:45 con la conduzione di Alfredo Primante, ma anche questa mattina in luogo della rassegna stampa. Tanti commenti su quelli che sono stati i verdetti nei principali comuni dove si è votato nella nostra regione. Erano in tutto 31. Iniziamo questo resoconto dal comune principale, l'unico comune capoluogo, ovvero quello di Teramo. Sarà ballottaggio il prossimo 24 giugno. Il ballottaggio deciderà chi sarà il neo sindaco di Teramo. Gli sfidanti saranno il candidato del centrodestra Giandonato Morra e quello del centrosinistra Gianguido D'Alberto. Morra approda al secondo turno con un cospicuo vantaggio di 13 punti percentuali, un gap che D'Alberto tenterà di rimontare in queste due ulteriori settimane di campagna elettorale. Il resoconto di questa prima tornata di elezioni a Teramo nel servizio. A Teramo sarà ballottaggio tra Giandonato Morra e Gianguido D'Alberto. Il responso delle urne premia la quasi totale compattezza di un centrodestra che, nonostante alcune diatribe interne e nonostante la caduta anzitempo della giunta Brucchi, tiene botta e si conferma la coalizione guida in città. Morra approda al ballottaggio con un buon vantaggio, avendo ottenuto il 34,6% delle preferenze contro il 21,16% di Gianguido D'Alberto. A trainare il centrodestra, in particolare la lista civica Futuro In di Paolo Gatti, che sfiora l'11%, seguita da Forza Italia 8,8% e Fratelli d'Italia 7%. D'Alberto incassa il contributo del Partito Democratico 8,6% e della Civica Insieme Possiamo 7,1%. Così gli sfidanti del secondo turno del prossimo 24 giugno. E cambia la campagna elettorale diametralmente, perché ci saranno due candidati sindaci e quindi dovremo vedere da un lato un nuovo dialogo con i cittadini, approfondendo alcune tematiche e anche, diciamo, raggiungendo quelle che sono le categorie o alcuni posti che non abbiamo raggiunto, anche se io credo di averli raggiunti tutti, ma trovare un'altra sintesi e anche continuare a parlare con i cittadini, con quelli che non sono andati a votare. Magari oggi era una giornata bellissima, speriamo piova il 24, ma anche convincere anche altri elettori, perché 7 liste erano tante, sulla bontà del progetto, ascoltarli, confrontarci. La politica è la cosa più bella del mondo se fatta con una prospettiva sobria, se fatta con senso di parte o con senso di fazione non serve a niente. Qui dobbiamo cercare di amministrare bene Teramo. Ma veramente un risultato importante, tutt'altro che scontato, se consideriamo il risultato del 4 marzo che comunque dava l'area alternativa al centrodestra molto, molto indietro, quindi abbiamo fatto un piccolo miracolo. Adesso dobbiamo ripartire da zero con questa nuova elezione, perché si tratta di una nuova elezione con grande entusiasmo, recuperando le forze, e siamo pronti. Questi 15 punti di distacco da Morra non la preoccupano? Non mi preoccupano, perché credo che comunque il ballottaggio sia una nuova partita. Tra l'altro anche le ultime esperienze, sia delle amministrative teramane, ma pensiamo anche all'Aquila, dimostrano che comunque con il ballottaggio si apre una nuova storia. Tra l'altro la partita sarà tra la discontinuità che noi rappresentiamo e la continuità con la vecchia amministrazione che è rappresentata dalla maggioranza, dalla coalizione di centrodestra. Sarà inclusivo verso chi ha perso? Ma in realtà io sin dall'inizio ho detto che non intendo fare appparentamenti politici in vista appunto di questo ballottaggio, quindi resta questa posizione. Quindi nessun apparentamento, si va avanti con questa coalizione che è la coalizione che vuole esprimere una discontinuità chiara, un progetto, una linea che ha manifestato fin dall'inizio. Quindi per quanto riguarda gli apparentamenti non c'è alcuna, per quanto mi riguarda, non c'è alcuna apertura. Non sfonda a Teramo il Movimento 5 Stelle, laddove il candidato Cristiano Rocchetti porta a casa un risultato del 16,3% di gran lunga superiore alla lista pentastellata, che si ferma al 13,14%. Superano la doppia cifra di percentuale l'ex assessore regionale Mauro Di Dalmazio di Al Centro per Teramo e Azione Politica, 11,54%, e Giovanni Cavallari della Bella Teramo, 10,25%.
risultati più marginali per Alberto Covelli di Abruzzo Insieme Popolari con Teramo, il quale supera di poco il 5%, e Paola Cardelli della sinistra, che non arriva all'1%. E noi, con il percorso che abbiamo fatto da soli, senza allearci con partiti politici, abbiamo fatto un grosso risultato. Da considerare anche le aspettative degli altri, che comunque ci davano ad una percentuale che oscillava sul 2% al massimo al 3%, raggiungere il 5% da soli con 63 candidati che non avevano mai avuto esperienze politiche è un risultato assolutamente soddisfacente. E come previsto sarà ballottaggio anche a Silvi per l'elezione del nuovo sindaco della cittadina adriatica. A sfidarsi saranno Francesco Comignani, primo cittadino prima dell'arrivo del commissario e di area di centrosinistra, e Andrea Scordella, appoggiato da 4 liste di centrodestra. Paolo Renzetti. Come nelle previsioni, si andrà al ballottaggio a Silvi, unico comune abruzzese dopo Teramo con più di 15.000 residenti. A contendersi la carica di sindaco saranno Francesco Comignani, con al suo fianco le liste Democratici per Silvi, Silvi Ripartiamo e Obiettivo Silvi, che ha ottenuto il 35,56%, e Andrea Scordella con il 33,33%, che ha invece l'appoggio di 4 liste di centrodestra, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Idea. Restano fuori dalla corsa a Silvi con l'esponente del Movimento 5 Stelle Simona Stolfi con il 24,21% e Antonio Del Vecchio con le liste Silvi in Comune, Giovani in Comune con il 6,88%. Come previsto andremo al ballottaggio, non eravamo sicuri con chi facevamo il ballottaggio, da questa notte certo andremo con il centrodestra. Permettetemi di ringraziare innanzitutto tutti quei cittadini che ci hanno riconfermata la grande fiducia, quindi un ringraziamento vanno a tutti i consiglieri della mia lista e anche un grandi complimenti sia ad Andrea Scordella per il centrodestra che ai 5 Stelle, che hanno ottenuto un grosso risultato, e anche a Toni Del Vecchio, che ha avuto il coraggio di fare anche una lista di giovani. Dobbiamo essere bravi soprattutto a cercare di portare la gente a votare, perché il dato eclatante è stato che rispetto alle votazioni di 4 anni fa, che si sono venuti a votare 1.250 persone in meno, quindi bisogna cercare di recuperare i delusi che non sono venuti neanche a votare. Stiamo capendo cosa fare e come muoverci, il dialogo sicuramente con tutti, anche se siamo convinti che la forza della coalizione ha dimostrato, insomma, che ci siamo, una coalizione a trazione Lega, un grande risultato del mio partito, e speriamo, insomma, di portare avanti l'obiettivo, che è quello di vincere al ballottaggio. A freddo, soddisfatto del risultato ottenuto? Allora, sicuramente soddisfatti. L'appello che possiamo fare è quello di aver intrapreso la strada del cambiamento e vorremmo continuare su quella via, dunque chiederemo proprio agli elettori di continuare sul cambiamento. Tra poco ascolteremo anche alcuni neo eletti sindaci, ora facciamo un break sulle reazioni al voto. E il segretario regionale della Lega, Giuseppe Bellachioma, ospite nei nostri studi, ha commentato gli ottimi risultati del suo partito e non ha escluso la possibilità che alle prossime elezioni regionali il candidato governatore faccia riferimento proprio alla Lega. Ascoltiamolo. È chiaro che in un'ottica di elezioni regionali la naturale collocazione della Lega è nel centrodestra. Poi è chiaro che ci si sposa dopo un periodo di fidanzamento, nel senso che comunque sia occorrono che le forze politiche devono in qualche modo quagliare intorno anche qui a un progetto, anche qui a una proposta di cui la Regione Abruzzo e gli abruzzesi hanno tremendamente bisogno, e deve essere una proposta politica importante. A me interessano le idee, interessano le proposte, interessano che comunque sia ci sia anche qui un programma serio, condiviso, realizzabile e soprattutto misurabile e proponibile da ciascuna forza politica. Quindi cominceremo a parlare delle regionali dopo i ballottaggi. Sono due i fattori che ci rendono non più
come dire, comparse, ma attori principali di questa partita al governo regionale. La prima è il dato politico del 4 di marzo, insomma, il dato politico del 4 di marzo è un dato importante per noi. Se pensiamo che 5 anni fa la Lega in tutta la regione Abruzzo nel 2013 prese 1520 voti e oggi con le elezioni politiche il consenso è stato di 105.000 voti, è chiaro che il rapporto, siamo aumentati più di 100 volte rispetto al dato del 2013. Inoltre è chiaro che essendo adesso un partito di governo ha comunque, oltre alla responsabilità, anche il consenso e la credibilità per quanto riguarda il voto d'opinione. Non voglio parlare dei sondaggi perché i sondaggi poi lasciano il tempo che ti trovano, però se anche per scaramanzia, verità. Sì, però se soltanto dovessimo guardare a questi, in questo momento la Lega a livello regionale potrebbe anche essere il primo partito in Abruzzo. Quindi potrebbe esprimere anche il candidato potrebbe. Presidente? Potrebbe. E sul fronte centro-sinistra ascoltiamo le parole dell'ex parlamentare Tommaso Ginoble, che parla chiaramente del suo partito di riferimento, il Partito Democratico, e chiede le dimissioni del segretario regionale Rapino. Siamo in difficoltà per tanti motivi. Io non ho nessuna difficoltà a assumermi, come tutti coloro che sono stati e sono dirigenti del Partito Democratico, la responsabilità delle divisioni, di non esserci, di aver perso un po' il contatto con la parte più in difficoltà del nostro Paese, che era sempre il nostro punto di riferimento, con i corpi intermedi. Prima ci siamo divisi a livello nazionale, poi siamo apparsi non competitivi, ripiegati su noi stessi, insomma. Però mi permette di dire che no, io non riesco ad immaginare differenze di albi il nostro Paese senza un riferimento di centrosinistra o di sinistra dal punto di vista politico. Sarà un po' anche questo anacronistico, anche su questo il tempo ci dirà. Se noi ritroviamo le ragioni per stare insieme, abbiamo ancora tanto da dire nel futuro politico di questo Paese. È chiaro che il prossimo appuntamento elettorale ci vedrà in grossa difficoltà. Il segretario regionale comincia a fare veramente il segretario regionale. Finora non l'ha fatta e forse non avrà neanche più il tempo. Insomma, mi sembra di capire che ha fatto anche una bella autocritica rispetto al suo partito. Ma ci mancherebbe che non facessi questo, e soprattutto mi sembra di aver indicato la rotta che non può vedere gli stessi comandanti che abbiamo avuto finora. Come devo dire, c'è nell'ambito delle dimissioni soggettive, quando uno per proprie ragioni personali, insomma, dice mi devo dimettere, problema di salute o di qualunque tipo, e delle dimissioni oggettive. Quelle oggettive sono dei risultati, e i risultati nella nostra regione e le politiche ci hanno, come devo dire, impietosamente condannati, e loro ne dovrebbero prendere atto. Ed ora ascoltiamo alcuni dei sindaci eletti ieri nei comuni dove c'era il turno unico, e partiamo da Atri, dove c'è stata la netta affermazione della lista. La sfida continua con Pier Giorgio Ferretti, che vince con oltre il 44% dei voti. Queste le prime parole del neo primo cittadino ducale. Chiaramente sono contento, sono molto emozionato, cosciente della responsabilità che mi attende. Il mio primo pensiero va ai consiglieri della mia lista, che ringrazio tutti quanti, ai candidati consiglieri, che ringrazio veramente profondamente, perché mi hanno dato veramente, insieme naturalmente a tutti i cittadini di Atri, ma loro hanno contribuito molto a farmi fare il sindaco della città più bella del mondo. Tra i miei impegni ci sarà quello proprio di riportare i giovani alla politica e di ridare, spero che di riportare nella gente la fiducia verso la politica. In molti avete parlato, insomma, giustamente, delle tante problematicità che ha questa cittadina, ma qual è il problema principale
Guardi, il primo problema è sicuramente il lavoro, perché noi dobbiamo restituire la serenità alle famiglie e ai giovani del nostro territorio. Per quanto riguarda poi, insomma, gli altri problemi di Atri, Atri ha delle grandissime energie, ha delle grandissime forze che saranno, che io cercherò, ecco, di far esprimere al massimo. Un altro problema di Atri, io credo che sia tra l'altro la posizione di Atri è un grande punto di forza, ma anche paradossalmente anche un grande punto di debolezza. Dobbiamo cercare di percepire, soprattutto sulle località della costa, Atri per quella che è, perché Atri purtroppo è percepita male. E Mario Facciolini della lista Montorio che vorrei, il nuovo sindaco di Montorio al Vomano. Facciolini ha superato di oltre 200 voti la concorrenza di Marco Citerei di Montorio che vive, più staccati il vice sindaco uscente Andrea Guizzetti di Avanti Insieme, sotto il 10% Riccardo Panzone della lista Pentastellati. Ascoltiamo il neo sindaco di Montorio. Mi piace il fatto che tutti si sono accorti che questa Montorio deve rinascere, perché è l'obiettivo che mi prefiggo e per il quale mi sono candidato a sindaco. Il mio paese ha bisogno di soprattutto energie e idee nuove. E io lo faccio. Parto innanzitutto da una cosa scontata, che ormai sono 9 anni che dorme, e quindi è la ricostruzione ed è un capitolo scontato, bisogna solo anticiparla il più possibile. E io penso di prima possibile di attivare questo discorso, ma nel frattempo dobbiamo pensare oltre, perché se ci limitiamo soltanto a consolidare e a rimettere a posto le mura, può darsi che le ritroveremo vuote. E quindi a questo punto dobbiamo intervenire innanzitutto con un progetto che già sto portando avanti e mi sono sentito con le persone giuste per quanto riguarda affiancare a questo progetto di consolidamento un progetto di, diciamo, dobbiamo fare un progetto di mi sono perso, e quindi dobbiamo affiancarci un progetto necessariamente di, oltre al decoro urbano che verrà dopo, di impatto zero, quindi dobbiamo pensare all'ambiente, quindi un progetto che deve far diventare il nostro Colle e le Frazioni un'isola felice dal punto di vista ambientale, che diventerà unico in Abruzzo. Restiamo nel Teramano, ma ci spostiamo in Val Vibrata. Sarà Antonietta Casciotti a succedere a Tonia Piccioni. Casciotti, infatti, è il neo sindaco di Alba Adriatica e ai nostri microfoni parla delle priorità della nuova amministrazione comunale. Ringrazio innanzitutto i cittadini che hanno espresso fiducia nei confronti di questa lista, i sostenitori che ci hanno creduto sin dall'inizio e i candidati consiglieri che attualmente sono consiglieri, che hanno lavorato con me per costruire sia l'unione e l'unità all'interno di questa squadra e che hanno dato il massimo per fare una proposta di governo alla città che fosse credibile, operativa e concreta. Il punto su cui interverrò per prima, essendo che la stagione estiva è alle porte, è chiaramente di presentare una città che abbia un decoro urbano di qualità, quindi chiaramente interverremo sul lungomare e sull'arenile per restituirne un'immagine che sia degna di una località turistica. Daniele Laurenzi è il nuovo sindaco di Nereto, il candidato della lista Viviamo Nereto ha superato la concorrenza con il 32,92% delle preferenze a Controguerra. L'unico candidato in competizione, Franco Carletta, supera ampiamente il quorum del 50% più uno degli aventi diritto al voto e diventa dunque primo cittadino. Il voto è stato netto, che comunque uno scarto di oltre 250 voti rispetto alle altre tre liste che sono appaliate. Il nostro è un progetto civico, c'è un'anima di centrodestra, ma ci sono anche delle associazioni che hanno dato un contributo, oserei dire, determinante. Mi riferisco a Direzione Futuro e all'associazione Consenso Civico. Ci sono delle persone indipendenti che fanno per la prima volta l'ingresso dentro al Consiglio Comunale.
poco tempo per festeggiare perché conosco temi e problemi del mio paese e la nostra forza è stata quella degli argomenti. Sulla scorta di questi argomenti, quindi di una proposta non contro qualcuno ma per qualcosa, inizieremo a lavorare già da domani mattina. È stata una bella campagna elettorale, una bella sfida, però sono veramente gratificato del risultato ottenuto. Una campagna elettorale all'insegna un po' del confronto con il quorum, quindi con le persone, con un progetto da condividere con il territorio per portarli a votare. Però sono grato a tutti i cittadini di Controguerra che hanno compreso il nostro progetto di continuità e di rinnovamento, hanno visto tutta la nostra fattività e ci hanno dato il consenso, un buon consenso che ci gratifica e ci dà forza per andare avanti. E dopo diversi comuni del Teramano, che era la provincia maggiormente coinvolta in tema di cittadini elettori chiamati al voto, ci spostiamo nel Pescarese, facciamo il punto della situazione in alcuni dei comuni principali dove si è votato, in particolare nell'area Vestina, dove Gino Cantò ha vinto ed è il nuovo sindaco del comune di Cepagatti, mentre a Pianella e Loreto ci sono due conferme. Sandro Marinelli è di nuovo sindaco di Pianella e secondo mandato consecutivo per Gabriele Starinieri a Loreto Aprutino. Vestina News. Giornata di elezioni amministrative anche per i cittadini di tre comuni dell'area Vestina. In nessuno di questi centri era previsto il turno di ballottaggio. A Cepagatti il nuovo sindaco con 3.003 voti è Gino Cantò, con la lista civica Cepagatti C'è, il quale ha raggiunto il 46,71%. Il nuovo sindaco ha avuto la meglio sul candidato di Cepagatti Unita, Domenico Di Meo, che ha raccolto 2.427 voti, attestandosi al 27,75%. Nulla da fare per il Movimento 5 Stelle. Il candidato a sindaco Daniele Fiucci si è fermato a 758 voti, così come Claudio Orsini, che ha totalizzato 79 voti. È una grande emozione. Certo, un successo del genere era inaspettato, perché pensavamo che addirittura stavamo sotto l'altra lista, e invece abbiamo stravinto. Abbiamo costruito e vogliamo costruire la nostra amministrazione nella trasparenza. Io cercherò di essere il sindaco di tutta la cittadinanza. Penso di essere una persona moderata e i cittadini spero che si fidano e io posso fidarmi di loro. A Pianella riconferma per il sindaco uscente Sandro Marinelli con la lista civica Progetto Futuro, con 2.673 voti, staccando di 565 voti il suo sfidante Gianni Filippone, lista civica Pianella Vicina, fermo a 2.108 voti. Anche qui, come a Cepagatti, nulla da fare per il Movimento 5 Stelle. Il candidato Federica Fedele ha chiuso con soli 350 voti a suo favore. Questo risultato premi il grande lavoro fatto in questi 5 anni e soprattutto il dato di partenza che noi avevamo trovato quando siamo arrivati nel 2013. Il comune era tecnicamente fallito, lo abbiamo riportato in bonis. Posso solo dire grazie perché dopo la frammentazione del 2013 tutte le forze che in qualche modo erano state scalzate, le forze insomma trentennali che avevano condizionato lo sviluppo di Pianella portandolo a un punto di default diciamo imminente, i numeri sono sotto gli occhi di tutti, perché davvero il segnale è quello di voltare definitivamente pagina, abbandonare quel sistema che tanto aveva fatto male a questo territorio per guardare avanti con energie rinnovate, con uno spirito di coesione sociale, di unità territoriale e di grandi prospettive. Come è accaduto a Pianella, anche Loreto Aprutino ha confermato il suo sindaco uscente Gabriele Starinieri. Starinieri, con la lista civica Progresso e Tradizione, ha collezionato 2.027 voti, raggiungendo il 46,29%. Al secondo posto, staccato di 598 voti, raggiungendo 1.429 voti, il candidato della lista civica in comune Antonello Delle Monache. Terzo e più indietro, il candidato della lista civica Cittadini per Loreto. Il candidato sindaco Remo Giovanetti si è fermato a 922 voti a suo favore. Ringrazio i cittadini che mi hanno dato fiducia,
prometto il massimo impegno con chi verrà eletto, con i consiglieri che entreranno in consiglio comunale, per continuare quella che ritengo una buona amministrazione per un futuro sempre più roseo per Loreto Portino. Beh, l'emozione è tantissima, trattenuta fino a poco fa quando c'è stato il consolidamento dei dati e quando ci speravo anche lì tantissimo, perché l'impegno, siamo partiti da zero programmazione, abbiamo fatto una politica di bilancio quasi perfetta, abbiamo ottenuto tanti finanziamenti e quindi avremo da realizzare tante opere, soprattutto la sede municipale. Chiudiamo l'ampia pagina di politica, ora due notizie di cronaca e di due morti. Il bilancio di un incidente stradale verificatosi ieri sera alle 23 sulla strada tra Canosa Sannita e Tollo in provincia di Chieti, tra un Alfa Mito e uno scooter Scarabeo. L'auto, a causa probabilmente dell'alta velocità, ha invaso la corsia opposta investendo in pieno lo scooter. Nell'impatto è morto sul colpo il passeggero dell'auto, Lorenzo Poridori, di 26 anni, di Tollo, mentre il conducente dello scooter, Sebastian Bogdan Draga, 19enne di origine romena, è morto questa mattina nell'ospedale di Pescara. Il conducente dell'auto, Mirko Cavuto, 32enne di Tollo, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Chieti. I due mezzi sono stati sequestrati, sono stati disposti accertamenti tossicologici su entrambi i conducenti. Le salme sono invece a disposizione per l'eventuale autopsia. E poi ancora, i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Pescara hanno sequestrato in tre operazioni circa 850.000 giocattoli non rispondenti alla normativa in materia di sicurezza per un valore commerciale di circa 2 milioni di euro. I negozi all'ingrosso dove è stata trovata la merce sono gestiti da cittadini di origine cinese nella zona di Roma Prenestina. Gli articoli, in gran parte giocattoli gommosi e plastiche modellabili, modellini in auto, aeroplani e giochi componibili, erano destinati a bambini tra i 3 e i 6 anni ed erano sprovvisti delle indicazioni minime connesse alla sicurezza del prodotto. I legali rappresentanti delle società sono stati segnalati alla competente Camera di Commercio per le relative sanzioni. Ed ora un paio di servizi di sport. È stato l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, il protagonista della giornata odierna del Junior Camp organizzato a Montesilvano dalla società Curi Pescara. Vediamo. Nuova giornata in Abruzzo per Massimiliano Allegri, l'allenatore della Juventus. Era il più atteso stamani allo Junior Camp organizzato dalla Curi Pescara, società di settore giovanile presieduta da Toto Martorella, compagno di squadra e grande amico di Allegri. Il tecnico bianconero non ha rilasciato dichiarazioni, ma è arrivato con grande puntualità stamani al centro sportivo Zampa Corta di Montesilvano, struttura che dallo scorso 8 giugno e fino al 15 ospita il camp aperto ai bambini nati dal 2002 al 2012. Qualche momento dedicato agli amici e poi subito in campo tra i ragazzi. Allegri, che più volte in stagione ha posto l'accento anche sui settori giovanili e sulle cose che andrebbero riviste, si fa troppa teoria ma in realtà servirebbe più pratica. Questa la sintesi dell'Allegri pensiero, che ha regalato ai piccoli atleti una grande emozione. E soprattutto divertirsi, con rispetto e educazione, che sono le cose più importanti. Siete giovani, avete una vita davanti, avete tanto da imparare. E queste giornate, soprattutto questa settimana, dove avete la possibilità di divertirvi, conoscervi, stare insieme, credo che sia è una bellissima cosa e siete fortunati. E sono più fortunato io oggi a essere in mezzo a voi. Sì, noi stiamo cercando di far affezionare ancora di più Massimiliano a Pescara, anche se il suo amore per Pescara è già declamato e consacrato, ma è importante invece dare la possibilità ai ragazzi di vivere una giornata a contatto con un grande personaggio del calcio. E quindi per noi è un giorno di festa, è un giorno molto, molto importante. Tra l'altro è la prima edizione di questo Curi Pescara Junior Camp, appunto impreziosita dall'Allegri Day. Massimiliano starà con noi sia nella mattinata di oggi sia nell'allenamento del pomeriggio e poi c'è la consegna degli attestati a ciascun partecipante a seguito dell'allenamento pomeridiano. Però mi preme sottolineare il fatto e ringraziare veramente di cuore Massimiliano, che con tutti gli impegni che ha, con i suoi motivi strettamente personali dell'ultimo periodo, è riuscito nonostante tutto a essere presente oggi, quindi veramente grazie. Io dico una cosa, io ricordo che quando da piccolino
ho visto Careca, un centravanti per me uno dei più forti, venire a trovare all'Adriatico il suo amico De Leo Junior, e io ero piccolino, vedere il grande personaggio del calcio lì vicino a me, poterlo toccare, potergli dire solo buongiorno, per me era un'emozione bellissima. Ci piacerebbe far replicare ai ragazzi quella stessa emozione. Io penso che questo 11 giugno 2018 per molti di loro sarà una giornata indimenticabile. Vecchie glorie ed ex giocatori del Pescara si sono sfidati ieri in spiaggia nel corso di un torneo di beneficenza organizzato dalla Massimo Oddo Onlus allo stabilimento Alcione di Pescara. Il ricavato della manifestazione finanzierà l'iniziativa Adotta un giovane sportivo, oltre che altre iniziative di carattere sociale in Burkina Faso. Vediamo. Quando si parla di beneficenza, Massimo Oddo è sempre il primo a scendere in campo. Non parliamo di un campo di calcio, parliamo di beach golf, c'è questa iniziativa importante che fate con la Massimo Onlus oggi qui a Pescara. Sì, siamo sempre stati presenti, d'altronde la mia associazione lavora tuttora con la Pescara Calcio e siamo molto orgogliosi di questo, quindi ogni qualvolta si può, c'è la possibilità, siamo sempre presenti per quanto riguarda la beneficenza. Raccolta fondi che destineremo alle opere missionarie francescane Onlus, che da circa 15 anni sostengono questa missione sostenuta dai frati dell'ordine dei minori conventuali di Abruzzo e Molise e sostenuta dai frati della provincia di Varsavia, quindi i frati polacchi, che operano appunto in Burkina Faso per la realizzazione di pozzi d'acqua molto importanti per i piccoli villaggi e soprattutto di un centro medico che da quest'anno, bellissima notizia, ha avuto l'autorizzazione dal ministro della salute del Burkina Faso a diventare a tutti gli effetti un ospedale. Verrà infatti aperto quest'anno, tra quest'anno e il prossimo anno, un reparto di medicina generale che verrà sostenuto anche da una sala operatoria e quindi verranno realizzati degli interventi oltre alle normali operazioni di pronto soccorso che vengono svolte nei confronti di circa 100.000 persone che sono presenti all'interno dei vari villaggi. Con un'iniziativa che è nata circa a metà maggio. Buona. Volevo ringraziare per questa iniziativa la Onlus di Massimo Oddo in particolare, che è venuto qui a giocare. Volevo ringraziare tutti i ragazzi della ex giocatori del Pescara che sono presenti qui per questa manifestazione. Volevo ringraziare anche la Pescara Calcio, del presidente Daniele che mi è stato vicino nell'organizzazione di questo evento, e in particolare Vincenzo De Prisco, direttore marketing della Pescara Calcio, che diciamo l'ho stressato dal primo giorno che abbiamo deciso di partire con questa manifestazione. È un evento che è uscito, è stato un non primo evento, mi auguro ce ne possano essere altri in futuro. Era questo l'ultimo servizio del TG6, vi ricordo che tutti i servizi di questa edizione saranno disponibili tra pochissimo online sulla nostra pagina YouTube o sul nostro sito www.tv6.it, mentre il TG6 torna con le prossime edizioni alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.